e lei sente lei. Stiamo arrivando, pace, pace a tutti, pace, pace, pace. Un altro cantico, sorella Ines, e poi facciamo una preghiera. Prego, pace. Che numero pace. È? Aspetta. Gloria a Gesù, alleluia. Amen, grazie fratello pastore Giuseppe. Thank you.
Zaccheo, io voglio salire più in alto che potrò, sol per vederti e guardare te e ammirare il tuo sguardo su di me. Ho bisogno di te, Signore, ho bisogno di te, oh Padre, ho più piccolo sono, dammi la tua pace, lascio tutto per servire te. Tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, voglio amare soltanto te, perché Signore sei mio grande re, fai un miracolo in me. Da capo, come Zaccheo io voglio salire più in alto che potrò, sol per vederti e guardare te e attirare il tuo sguardo su di me. Ho bisogno di te, Signore, ho bisogno di te, oh Padre, ho più piccolo sono, dammi la tua pace, lascio tutto per servire te. Tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, voglio amare soltanto te, perché Signore sei il mio grande re, fai un miracolo in me, entra nella mia casa, entra nella mia vita, scuoti tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, voglio amare soltanto te, perché Signore sei mio grande re, fa un miracolo in me, fa un miracolo in me. Dio, ci alziamo in piedi. Amen. Per pregare. Padre Celeste, questa mattina veniamo a te nel nome di Gesù Cristo, l'agnello divino immolato per noi. Amen. E stamattina ti vogliamo lodare e benedire con tutto il cuore. In mezzo a tanta tristezza nel mondo possiamo dire che c'è un popolo ancora oggi che ti loda e ti adora. E noi stamattina ci uniamo insieme a tanti fratelli e sorelle dall'est all'ovest che ti stanno lodando, adorando. Sì, Signore, ti siamo grati e riconoscenti perché ci hai dato la vita, ma non soltanto la vita quella normale, ma la vita spirituale. Questa mattina, come abbiamo cantato, Signore, fa un miracolo in noi, in ciascuno di noi.
Fai dei miracoli anche presso coloro che ci seguono nel web. In questi giorni abbiamo ricevuto notizie di credenti o persone che seguono. Signore, raggiungi tutti con la tua potenza e la tua grazia. Il tuo Spirito Santo scenda su di noi stamattina, affinché possiamo godere, e possiamo dimenticare, e possiamo mettere da parte ai tuoi piedi ogni nostro peso, ogni nostra ansietà questa mattina, ogni nostro nervosismo magari. Signore, tocca la nostra vita e metti la tua pace, la pace di Cristo. Signore, ogni cosa sia fatta alla tua gloria stamane. Ti ringraziamo, stai con noi nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Gloria a Dio, un altro cantico, sorella Innes, coraggio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Numero 10. Benedetto il nome del Signore. Bisogno di te, come dirlo non saprei, ho bisogno di te, adesso più che mai ho bisogno di te Gesù, ho bisogno di te. Ieri ho bisogno di te, come dirlo non saprei, ho bisogno di te, adesso più che mai ho bisogno di te Gesù. Che il mio cuore avrà, e anche se il tempo va, al fianco mio sarai, perché indietro alla vecchia vita più non tornerò, ho bisogno di te, alleluia, più di ieri. Ho bisogno di te, come dirlo non saprei, ho bisogno di te, adesso più che mai ho bisogno di te Gesù. Che il mio cuore avrà, e anche se il tempo va, al fianco mio sarai.
bisogno di te, ti adoriamo. Ti adoriamo, Spirito Santo, alleluia, gloria a Dio, santo sei, Signore, meraviglioso tu sei, Gesù, grazie Gesù, ti adoriamo, gloria a te, Signore, Spirito, Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome, gloria a te, Signore. Gloria numero 8. Numero 8. Grazie Gesù. Grazie. Grazie. Adoro, per darti il mio amore.
Dio, sia gloria al Signore, sia gloria al Signore. Benedetto il nome del Signore. Pace a voi, pace a voi. Gloria a Gesù. Santo sei, Signore. Adoriamolo il Signore questa mattina. Numero 4. Ci siete tutti? Amen. Gloria a Dio. Approfittiamo sempre delle occasioni della comunione fraterna e con le sorelle, certo. Siamo contenti stamane che siamo qui. Ringraziamo tutti voi, ringraziamo quanti ci stanno seguendo nel web. Intanto la sorella Ines prepara un altro cantico. Benedetto il nome del Signore. Amen. Ci rianimiamo. Gloria a Dio. Speciale sei, Signore Gesù. Sei speciale, Signore Gesù. Gloria a Gesù. Dice non temere, io sarò con te, un po' d'allegria. Vorrei che qualcuno si alzi un po', cioè batte le mani e dice non temere, cioè lo dovete sentire il cantico. Alleluia. Non è che siate dei spettatori, no? Dovete essere anche dei protagonisti e quindi amen. Dovete sentire il cantico, amen. Quando Dio dice non temere, è Lui che ce lo dice, è una promessa che ci fa, non temere. Allora quando è Lui che alleluia. Ce lo dice, dobbiamo essere, no? Un po' infuocati alleluia. Dallo Spirito di Dio, non temere. Ricominciamo, alziamoci in piedi chi può e sbattiamo le mani al Signore, dai, forza. Non temere, io sarò con te, non temere. Io sarò con te, non temere. Io sarò con te, dice il Signore. Io sarò con te, non temere.
sarò con te, non temer. Io sarò con te, non temer. Io sarò con te, dice il Signore. Ancora per punito. Non temer. Io sarò con te, non temer. Io sarò con te, non temer. Io sarò con te, dice il Signore. Io ti ho redento e ti ho chiamato per nome. Or tu sei mio. Sì, siamo di Gesù. Quando passi le acque con te io sarò. E nel fuoco tu non sarai, o no, bruciato. Non sarai, o no, sommerso. Con te, perché sarò. Aspetta, sorella Ines, che mi dicono dalla diretta che c'è il campo della tastiera. Passo un attimo. Sì, posso passarla pure da qua. Ah, ah no, è tutta passata. No, sì, no, passo qua. Sì, sì, devo passare là. Ok. Facciamo un gloria a Dio. Gloria a Dio. 5. 5. Amen, 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 amen. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore per la tua potenza, Signore. Grazie perché in te siamo fiduciosi, Signore, che in te abbiamo sempre vittoria, Signore. Grazie, amen. Bendito Dio del cielo. Alleluia. Non temeremo, Signore, anche se un esercito campe contro di noi, Signore. Noi ti abbiamo tanta fiducia, Padre, perché tu sei il nostro guerriero, Signore, per eccellenza, Padre. Alleluia. L'uomo di Galilea sta passando qua. 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 Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi. Lascia che lui ti tocchi e ricevi la guarigione. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi. Lascia che lui ti tocchi e ricevi la guarigione. L'uomo di Galilea sta passando qua. 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 Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi. Lascia che lui ti tocchi e ricevi la guarigione. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi. Lascia che lui ti tocchi e ricevi la guarigione. L'uomo di Galilea sta passando qua. 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 Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi. Lascia che lui ti tocchi e ricevi la guarigione. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi. Lascia che lui ti tocchi e ricevi la guarigione. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi. Lascia che lui ti tocchi e ricevi la guarigione. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi.
lascia che lui ti tocchi e dice la guarigione. C'è vittoria, c'è vittoria, c'è vittoria nel nome di Gesù. C'è vittoria, c'è vittoria, c'è vittoria nel nome di Gesù. Il nemico non potrà guadagnare la nostra anima. C'è vittoria, c'è vittoria, c'è vittoria nel nome di Gesù. C'è speranza, c'è speranza, c'è speranza nel nome di Gesù. C'è speranza, c'è speranza, c'è speranza nel nome di Gesù. Il nemico non potrà guadagnare la nostra anima. C'è speranza, c'è speranza, c'è speranza nel nome di Gesù. C'è paradiso, c'è paradiso, c'è paradiso nel nome di Gesù. C'è paradiso, c'è paradiso, c'è paradiso nel nome di Gesù. Il nemico non potrà guadagnare la nostra anima. C'è paradiso, c'è paradiso, c'è paradiso nel nome di Gesù. Anche se un esercito si accampa contro me, il mio cuor non temerà. Anche se un esercito si accampa contro me, il mio cuor non temerà. Se anche contro me si facesse guerra, io confiderò nel mio Signor. Se anche contro me si facesse guerra, io confiderò nel mio Signor. Anche se un esercito si accampa contro me, il mio cuor non temerà. Anche se un esercito si accampa contro me, il mio cuor non temerà. Se anche contro me si facesse guerra, io confiderò nel mio Signor. Se anche contro me si facesse guerra, io confiderò nel mio Signor. Alleluia. Ti adoriamo Gesù, ti adoriamo, alleluia, 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 alleluia. Gloria a te Signore, gloria a te Signore. Benedetto, sei innalzato Gesù, re di gloria, re di gloria, re di gloria, re di gloria. Gloria a te Signore, amen, amen, amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome. Benedetto sei, Signore. E la lode, la gloria, te l'onore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Sei. Gloria a Dio. Amen, amen, amen. Alleluia, alleluia. Oh, re di gloria. Grazie, Signore. Gloria a Gesù. Qualcuno vuole pregare mentre prepariamo un altro cantico? Amen, alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Gesù. Re di gloria. Alleluia, alleluia. Maestro divino, gloria a Gesù. Grazie Signore perché tu sei il mio buono, grazie per aver permesso questa mattina di stare qua insieme ai nostri fratelli, gloria a Dio, a lodare il tuo santo nome, mio Signore Gesù. Prego Padre che con il tuo Santo Spirito possa tu toccare il cuore di tutti noi, amen, quelli che ci guardano, Padre, perché possano sentire la tua santa e potente presenza, amen, e il tuo amore che è quale ci hai innamorato. Grazie Padre perché sei un Dio buono e noi siamo qui questa mattina per gloria. Oh sì, Gesù. Perché tutto è per te, il tuo onore è te, la gloria è per te. Amen. Grazie Padre, benedici le persone
gloria a Dio. La parola che questa mattina sarà data, Signore, per tutte le persone che stanno anche là fuori. Amen. Gloria a Dio. Grazie Signore. Grazie Gesù. Siamo una famiglia del Signore e questo cantico è proprio per noi, no? Che meraviglia essere una famiglia. Amen. Che meraviglia essere una famiglia in Cristo Gesù. Che meraviglia essere una famiglia in Cristo Gesù. Una famiglia unita, una famiglia reale, una famiglia che ama, una famiglia senza uguale, una famiglia unita, una famiglia reale, una famiglia che ama, una famiglia senza uguale. Che meraviglia è una famiglia, una famiglia in Cristo Gesù. Che meraviglia è una famiglia, una famiglia in Cristo Gesù. Una famiglia unita, una famiglia reale, una famiglia che ama, una famiglia senza uguale, una famiglia unita, una famiglia reale, una famiglia che ama, una famiglia senza uguale. Che meraviglia essere una famiglia, una famiglia in Cristo Gesù. Che meraviglia essere una famiglia, una famiglia in Cristo Gesù. Una famiglia unita, una famiglia reale, una famiglia che ama, una famiglia senza uguale, una famiglia unita, una famiglia reale, una famiglia che ama, una famiglia senza uguale. Una famiglia senza uguale, alleluia, alleluia. Sorella Ines, vuoi dare un saluto a questa famiglia? Sei la benvenuta, fai parte di noi insieme al fratello Pastore Giuseppe. Amen, qualche amen. Parola di ringraziamento a Dio, ci fa piacere. Voglio ringraziare il Signore innanzitutto di essere qua, amen. Di essere in mezzo a voi, siete la mia famiglia, amen. Come sempre mi sento sempre a casa mia quando sto qui con voi. È veramente prezioso, no? Quanti fratelli possono dimorare insieme, come dice la scrittura. Amen. Sono felice anche di abbracciare sempre il pastore Giuseppe Tramentozzi, perché è veramente un servo di Dio particolare, caro ai nostri cuori. Noi sempre vi abbiamo nel nostro cuore, sia voi che il pastore. Preghiamo per voi, perché effettivamente sono tempi difficili, però col Signore c'è sempre una speranza. Amen. Amen. Io posso dire una cosa, che Dio è più presente adesso che siamo nei tempi più difficili, che magari non prima, quando le cose andavano un po' più calme, no? Qualcuno ha detto: ma perché non possiamo tornare alla normalità di prima? Io non voglio tornare alla normalità di prima, io voglio tornare ad essere meglio, una cristiana ancora migliore, o no? Amen. Cioè, questo ci deve dare lo spunto per essere dei cristiani veri, non dei cristiani a metà o dei cristiani freddi, perché il Signore lo dice, no? Che se siete freddi, no, uno può riscaldare, se siete caldi vi può raffreddare, ma se siete tiepidi, cioè, non c'è niente da fare, insomma, il Signore ci vomiterà dalla sua bocca. Ma noi
Non vogliamo essere di quella categoria lì, vogliamo essere quei fratelli ferventi che hanno Cristo nel cuore, che sperano in Lui, credono in Lui, non soltanto perché, sapete, credere, come dico sempre, il credere, pure i demoni credono, no? Però il problema è confidare nel Signore, sapere che Lui esiste, che Egli fa le cose, no, non le fa. E anche se a volte noi non ci crediamo, però io ho visto una cosa, pastore, che almeno nell'esperienza che ho fatto, che delle volte anche quando ho proclamato qualcosa in cui non credevo, il Signore l'ha fatto. Perché a volte Dio vuole un gesto di fede, no? Nella nostra vita. Allora, se anche la mattina delle volte ci alziamo e diciamo non ce la faccio, non ce la faccio, perché il diavolo così fa, invece noi dobbiamo dire ce la faccio, anche se hai poche forze, anche se non credi veramente, però il dichiarare, Dio veramente, gloria a Dio, il Signore ci dà le forze per andare avanti e dire sì che ce la faccio, con Gesù però, da soli non si può fare niente, no? Come dice il Signore, senza di Lui non possiamo fare niente, però io direi che con Lui possiamo ogni cosa, in colui che ci fortifica, gloria a Dio. E gloria a Dio che innanzitutto siamo qui per servire Dio, perché sapete, io ho sentito di tante chiese che in questo tempo, diciamo, hanno chiuso già dall'anno scorso, immaginate, no? E noi figli di Dio che dovremmo fare la differenza, e io dico dovremmo fare la differenza, è triste vedere che c'è delle persone che chiudono una chiesa, perché sapete, le persone del mondo hanno bisogno di risposte. E quelle risposte da chi possono venire? Dai figli di Dio. Il Signore, come ha detto, che noi siamo quelli che ci manifesteremo a questo mondo. Quindi se, in che modo ci possiamo manifestare, fratelli? Solo portando la parola di Dio, una parola di conforto, d'aiuto, di sostegno e di sapere che Dio è la nostra speranza. E se non fosse così, anche la gente del mondo si dispera a volte, ma noi siamo quelli che dobbiamo portare la forza, il coraggio, l'aiuto, anche se delle volte non ce l'abbiamo neanche per noi stessi, no? Però è Dio che ci incoraggia per poi andare a incoraggiare gli altri. Io me ne sono accorta che anche nei momenti più difficili in cui mi sento disperata, tra virgolette disperata, perché con Cristo non si è mai disperati, però per farvi intendere delle volte di come a volte il nostro morale può essere tanto atterrito, no? Dal nemico, ovviamente. Però mi rendo conto che lì è la mia forza, proprio nella mia debolezza. Perché poi quando io aiuto gli altri mi sento risollevata anch'io. Quindi la troviamo la forza anche nell'altruismo, invece di essere sempre egoisti e piagnucolare di noi stessi, lamentarci. Allora facciamo una cosa, quando ci sentiamo male andiamo a predicare la parola di Dio. Andiamo a parlare di Gesù, facciamo un video che possiamo incoraggiare gli altri, così che veramente vediamo la gloria di Dio, no? E magari chissà che qualcuno che ci ascolta può accettare Gesù nel suo cuore e facciamo la differenza. Amen. Alleluia. Signore sia benedetto e lodato in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Allora, sorella Ines, un altro cantico. Sì. Poi abbiamo una sorpresa in particolare. Poi diremo qualcosa a fratello pastore Giuseppe. Un altro cantico, possiamo cantare, poi ascolteremo qualcosa di speciale, poi la parola del Signore. Grazie Gesù, gloria a Dio. Il Signore ci sorprende, sapete, stamattina, ripeto, c'è un fratello qui che ho visto per la prima volta, è già il pastore Giuseppe, non lo dico, non dico niente, ha una testimonianza speciale, perché il Signore l'ha liberato in qualcosa di particolare. Noi vogliamo ascoltare, è vero? Perché nella Chiesa ci sono le belle notizie, non le cattive. Prego, sorella Ines. Amen. Sempre ci dovrebbero essere. Sì. E ci dovrebbero essere, dici tu, sì, magari sempre. Sempre. Come si chiama? Gloria a Dio, ecco la sorella Ines, ci abbiamo, ecco, questo collegamento con il fratello Giuseppe, ci comprendiamo al volo. Gloria a Dio. Numero 12. Alleluia.
Ecco appunto un cantico, no? Che dice: se dentro me ho perso la speranza, amen, amen, non temerò. Amen. 12. Se dentro me ho perso la speranza, gloria a Dio, e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so, alleluia, che sei vicino a me. Sei dentro me. Se dentro me ho perso la meraviglioso speranza, Gesù, a te la gloria, e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerò se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza, e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Cantico ha toccato il nostro cuore. A volte siamo atterrati, non sto predicando, tocca agli altri. A volte siamo provati anche noi come cristiani, ma abbiamo un grande Signore. Diceva mio padre,
vi prendo un secondo. Mio padre, che è con il Signore, quando testimoniava, era qui, diceva: a volte l'ho chiamato e lui è venuto, Gesù. A volte non l'ho chiamato, ma lui è venuto lo stesso. Gloria a Dio. Se c'è qualcuno stamane che sta tanto giù, magari anche seguendo il culto nel web, sappi che Gesù sta arrivando a casa tua. L'altro giorno è arrivato un bel messaggio di qualcuno a Viterbo che ha seguito e il Signore l'ha toccato potentemente. Possa Dio fare un'opera anche nel web, non soltanto in mezzo di noi. Gloria a Dio. Allora do spazio a fratello Giuseppe Pastore, Giuseppe Antonelli, mio grande amico. Sì, certo, fratello Natalino, sicuro. Prova a andare lì al microfono, così ti sentono. Sì, un attimo, ti presta quello lì. Ecco, il microfono, prego. Fratello Natalino. Pace a tutti, signori, fratelli e sorelle. Io questa mattina volevo ringraziare il Signore perché mi ha dato un altro giorno di vita. Perché anche questa mattina mi sentivo un po' debole e sinceramente non volevo venire a sentire la parola di Dio, perché ho fatto il vaccino 2 giorni fa e mi sentivo male. Ho avuto la febbre, mal de ossa e mi sentivo debole. E Dio stamattina, quando mi sono alzato, ho sentito qualcosa che mi ha toccato e ha detto: no, devi andare stamattina. Grazie Signore, perché tu sei un Dio buono. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Grazie a te Signore, perché siamo venuti stamattina nella tua casa, Signore, per ascoltare la tua parola. Grazie. Voglio dirti ancora grazie infinitamente, Signore. Benedici anche tutta la nostra famiglia, benedici anche mia nipote Consuelo, che sta passando ancora dei giorni brutti, che sta in coma. Benedicila, Signore. Grazie per tutto quello che dai e continua a darci. Nel nome di Gesù, amen. Amen, 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 amen. Grazie. Grazie, fratello Natalino, anche per la tua testimonianza. Fratello Pastore Giuseppe, a te. Devi fare tu adesso. Io vado via subito. Vado via. Ok, ci vediamo dopo. Alleluia. Amen, 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 amen. Grazie a Dio. Come state? Amen. Ora lo ripeto, siate più attenti. Come state? Amen. Siete troppo distratti lì. E insomma, è sempre colpa sua. Allora, è una gioia stare qua, veramente. Per noi è sempre, sempre, sempre una gioia. Quando possiamo venire qui, ci sentiamo come tornare a casa, come sentirci che stiamo andando a casa, stavamo fuori e siamo andati a casa. Questa è la sensazione. Io ringrazio Dio per il pastore Giuseppe, e veramente Dio lo benedica. Pregate per il vostro pastore, perché sappiate che il primo a essere bersagliato è sempre il pastore, ricordatevelo. Quindi pregate intensamente e non dimenticate mai di pregare per il vostro pastore. Grazie a Dio. Prima che leggiamo la parola di Dio questa mattina, sta con me un mio prezioso e caro fratello, che ci conosciamo da diversi anni, si chiama Damar, viene dal Venezuela, ma sono molti anni che sta qui in Italia. E noi siamo testimoni, io,
la mia famiglia, la chiesa che sta giù a Cassino, siamo testimoni oculari di ciò che Dio ha fatto nella sua vita. Gloria a Dio. Perché l'abbiamo conosciuto nella sua vecchia vita. E abbiamo conosciuto quello che il diavolo aveva fatto nella sua vita. Perché questa è la verità. Io poi lo voglio chiamare perché voglio che vi racconti. Gli ho detto, io lo conosco la sua testimonianza, l'ho ascoltata molte volte, gli ho detto, mi raccomando Dabra, so che è molto lunga la tua testimonianza, cerca di essere più, perché veramente sono cose preziose, ma comunque se volete poi potete andare a vedere sul suo profilo. Mi dispiace che qui non possiamo vedere qualche foto, perché se no vi avremmo fatto vedere qualche foto della sua vita, per rendervi conto veramente, perché noi l'abbiamo conosciuto così. Ma se andate sul suo profilo potete vederlo e potete capire cosa Dio ha fatto nella sua vita, perché lui ha vissuto una vita da transessuale, una vita, veramente una vita intera, e poi Dio ha fatto qualcosa di meraviglioso, è lì. Vogliamo accoglierlo con un applauso? Vieni dama. Pace del Signore sia con tutti voi, fratelli miei. La gloria è per il nostro Signore Gesù Cristo. Per me è sempre un onore, un grande onore, perché servire il Signore è un grande onore, e vivere lo che Lui ha fatto e lo che fa ancora nella mia vita e lo che fa con tutti noi è una cosa bellissima. Per me è una cosa nuova, anche se già non sono tanti anni, però per me sembra come che se già ero cristiano, come che se già ero seguitore di Cristo. Il perché? Perché Dio sempre fa cose meravigliose nella vita di una persona che crede. Se credete vedrete la gloria di Dio manifestarsi nella vostra vita. È un po' impossibile raccontare tutte le cose che Dio ha fatto nella mia vita, perché non basterebbe neanche 48 ore per raccontare tante cose. Lo che sì vi posso dire è che mi presento, sono il fratello Damar Jesús, sono del Venezuela, e vivo da qualche anno in Europa, 13 anni per essere più specifico. Ho abitato in Germania, Spagna, ma ho deciso di tornare in Italia perché dentro il mio cuore sentivo che dovevo essere in Italia, ma non lo sapevo che era il progetto che Dio aveva per me. Ed ecco, io ero un transessuale. La mia apparenza non era questa che state vedendo adesso. Adesso sono nuovo, come lo dice la parola del Signore. Sono nuova creatura in Cristo Gesù. Amen. Gloria a tua, Signore. Allora, darò un po', così non mi allungo troppo, come ha detto il pastore, perché lui lo sa che quando mi emoziono mi allungo. Però sempre per la gloria del mio Signore. All'età di quando ero bambino, i miei genitori si sono lasciati quando io appena avevo quasi 2 anni. Mi hanno portato a casa di miei nonni. La mia famiglia è tanto numerosa, mi hanno avuto 20 figli. Io sono figlio di una delle figlie più piccole e lei mi ha preso come un figlio suo. E mi hanno fatto crescere i miei nonni, era un'azienda bellissima, animali, di tutto, ero un bambino veramente felice. Quando avevo l'età di 6 anni mi hanno portato a un posto, un'altra azienda, e lì è successa una cosa che mi ha marcato per tutta la mia vita. Avevo 6 anni e mi hanno violentato. Allora, di quel momento in poi tutto è cambiato, già il bambino non si sentiva bambino, già vedendo che ci sono bambini cercherò di parlare il più possibile. Da quel momento in poi qualcosa è entrato in me, quel qualcosa lo sappiamo che è il nemico. Appena mi è successo questa cosa, già mi sentivo bambina,
già la mia mente si era aperto un mondo nuovo che io no, in quel momento non lo capivo, però adesso da quando Cristo mi ha liberato di tutte, mi ha guarito le mie ferite, perché io non direi che lui ha guarito la omosessualità, perché la omosessualità non è una malattia. Allora è continuato così a 7 anni, perché mi è successo quello a 6 anni. A 7 anni hanno chiamato mia madre e le hanno detto: senti, portate il bambino perché ha un comportamento di femmina, allora noi non vogliamo prenderci questa responsabilità, se lui è così prendilo tu, vedi come fai per farlo cambiare. Ma già la mia mente era aperta a quell'età, già io ragionavo in un modo come una persona grande, già sapevo cosa volevo fare di grande, e la mia mente, si può dire, era perversa, ero un bambino con la mente pervertita. Ma ripeto, è per quello che è successo. Quando a un bambino le succedono determinate cose, il bambino è molto sensibile, qualsiasi cosa lo colpisce molto. Io apro parentesi su questo che voglio dire: fatevi cura dei vostri bambini, non li lasciate da soli, trattateli sempre con amore, parlate con i vostri bambini, datele fiducia, che loro possano, quando parlano con voi, che loro possano sentirsi al sicuro, non solamente essere un padre che arriva e basta o una madre che arriva e basta. Deve essere un dialogo fra genitori e figlio, nel quale lui possa sentirsi al sicuro e che qualsiasi cosa lui la possa raccontare, perché non tutti i bambini che sono violentati raccontano quello che succede. Loro non racconteranno niente perché hanno paura e perché pensano che le picchieranno o che faranno una cosa cattiva, pensano che è colpa loro. E allora stiamo più attenti ai nostri bambini. E dopodiché, quando mi hanno portato dalla mia famiglia, dalla mia madre, perché io sono andato a vivere con lei, lei già stava vivendo con un altro uomo. E anche voglio dire una cosa molto importante su questo: il bambino sempre ha bisogno di vedere madre e padre uniti in amore, in rispetto. I bambini guardano tutto questo, io mi ricordo di tutto questo, mi ha mancato molto la presenza maschile nella mia vita e perciò ho cercato questa presenza maschile negli uomini, questo qua. Quella presenza che mi ha mancato del mio padre l'ho cercato negli uomini, senza saperlo cercavo una cosa che solamente un padre poteva dare, io non ho avuto un padre. Ho avuto un Signore che mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto quello che avevo bisogno, ma era nello materiale. Lui sempre non mi ha fatto mancare niente di questo, ma il mio bisogno era altro. Avevo bisogno di un padre, di una figura paterna alla quale dove poter avvicinarmi, sentire un abbraccio, sentire cosa era avere un padre. Io non ho avuto questo. E poi all'età di 14 anni ho cominciato a cercare, perché già io sapevo a 8-9 anni ho cominciato a truccarmi, e poi già a 14 anni già stavo realizzando come doveva essere la mia vita appena crescesse un po' di più. All'età di 16 anni ho cominciato a fare la mia vita come io in quel tempo la volevo, e subito ho cominciato a vestirmi di donna, mi sono andato di casa. E poi ho conosciuto altre persone transessuali che mi hanno portato per strada, mi hanno spiegato come era vivere per strada. Ho lavorato per strada alla prostituzione all'età di 17 anni in poi. E lì si è aperto un altro mondo per me, un mondo proprio all'oscuro, un mondo nero che poche persone conoscono. Perché magari voi camminate nel giorno per una città e la vedete in un modo, però poi ve ne andate a dormire e poi nella notte è un altro mondo totale. Esatto, di Satana. E poi ho cominciato a prostituirmi. Nella prostituzione ho conosciuto la droga, l'alcol e tutto quello che la prostituzione ti presenta. Sono stato in mafia, sono stato, o sea, tutto lo che è peccato. Ho conosciuto la stregoneria, ho conosciuto parte del satanismo. Cioè, sono stata una persona che veramente era un pozzo nero. Alla mia corta età già conoscevo troppe cose.
Poi ho cominciato a viaggiare per tutta Venezuela. Dopodiché, comunque da bambino, prima che se mi sfugge questo, da bambino sempre io pregavo il Signore, perché vedevo mia nonna che pregava al Signore. Io sapevo che esisteva un Signore. Mi hanno regalato una Bibbia quando ero bambino, una Bibbia che era piena di disegni. Mi piaceva molto e io leggevo sempre la Bibbia. La leggevo ripetute volte. Mi piaceva molto la storia di Giuseppe. La storia di Giuseppe mi piaceva e sempre la leggevo una e altre volte. Però poi alla fine, anche da bambino, ho letto la Bibbia. Questo seme è rimasto dentro di me, perché dopo, anche se ero in problemi, nell'avversità, io credevo che c'era un Dio che mi poteva salvare, che mi poteva proteggere da tutte quelle paure, di tutti questi attacchi demoniaci che io avevo nella notte, che non mi lasciavano dormire, perché io le vedevo con i miei occhi, le presenze maligne, io le vedevo con i miei occhi e nessuno mi credeva. Perciò pregate anche quando un bambino dice che vede determinate cose, perché non stanno dicendo bugie, è vero questo. E poi, vivendo questa vita, il Signore ha cominciato a chiamarmi all'età di 18 anni. E me ne sono andato di casa a vivere in una famiglia che io non sapevo, un piccolo dettaglio che non era per niente piccolo. Mia madre ha detto: vattene dalle mie amici, così tu la smetti un po' da bere e di fare questa vita che stai facendo, ti calmi un po'. Le ho detto va bene, sì, perché ero proprio, bevevo troppo. E lei mi ha inviato a questa casa. Quando sono arrivato ho detto: finalmente me ne sto venendo in una città che mi piace e potrò fare quello che voglio. Quando sono arrivato a quella città, che sono entrato in quella casa, mi sono trovato con che erano cristiani evangelici. Erano cristiani. Io, ecco qua, mo non posso fare quello che pensavo perché sono cristiani, però loro mi parlavano del Signore, mi trattavano con amore. C'era una sola sorella che, alleluia, una sola sorella che non era cristiana, e con lei siamo usciti una sera. Quella sera ha avuto una sparatoria di due banda criminali e noi eravamo al mezzo, spari qua spari là, e noi nel mezzo di quella sparatoria. Grazie al Signore non è successo niente, però in quel momento Dio le parla a questa mia amica, e le ha parlato audibile e le ha detto: vi ho salvato, ma ti ho salvato te, perché se non ti salvavo dove stavi adesso? Lei è rimasta. Da quel momento lei mi ha abbracciato e mi ha detto: io vado a Cristo. E se n'è andata ai piedi di Cristo. Che vuol dire? In quel momento sono rimasto da solo, secondo me. Sono rimasto da solo, senza amici, perché tutti erano cristiani e io volevo vivere la vita a modo mio. Tante volte hanno voluto uccidermi in quella città. Quasi un anno sempre il diavolo ha cercato di uccidermi con persone con pistole e tutto il resto. Ma mia madre mi ha detto: torna a casa, perché non voglio rimanere senza figlio. Quando sono tornato, sono andato a una discoteca. Di fianco a questa discoteca, un po' strano, di fianco a questa discoteca c'è una chiesa cristiana evangelica. E mentre io sono uscito dalla discoteca e sono andato di fronte, io sentivo un'altra musica. La lode è molto importante, la lode è molto importante. Quando lodiamo il Signore, lodiamo, come ha detto la sorella Ines, con gioia. Perché dove si sente la gioia, le anime che non hanno Cristo sentono questa chiamata. E quella sera sono andato e ho detto: sì, io vado. Piano piano mi sono avvicinato alla chiesa, però purtroppo c'è stata una persona che stava lì, però io potrei dire che era come un demonio, perché appena mi stavo avvicinando mi ha detto, tu, con voce così brutta, mi ha detto: tu andrai, ti brucerai nella quinta pentola dell'inferno. Io mi sono arrabbiato, l'ho detto: brucerà lei. E me ne sono andato, come brutta lei. Io arrabbiato perché mi ha detto quello, non sono entrato nella chiesa in quel tempo, avevo già 19 anni. Però approfitto per dire, quando una persona viene in chiesa, non è che sta venendo perché vuole essere giudicato da noi. Sta venendo perché ha bisogno, perché è ferito. E è buono che noi le diamo ascolto e le riceviamo sempre con l'amore che Cristo ha ricevuto noi. Sia chi sia. Amen. Allora, poi il Signore ha continuato a parlarmi, io mi sentivo attratto della parola del Signore. Una sorella mi parlava di Cristo, a me piaceva, io l'abbracciavo, che bella che sei, le dicevo, però Cristo ti ama, lo so, dicevo io.
poi gli altri fratelli, Cristo ti ama, Cristo ti ama, Cristo ti ama. È importante quando ti dicono Cristo ti ama, perché anche se tu dici lo so, ti resta dentro di te. Amen. Perché Amen. Tutti mi dicono Cristo ti ama? Io lo so, dicevo io, ma che ne sai? Però io dicevo che bello che mi dicono che Cristo mi ama, e sempre guardavo i cristiani, perciò le persone ci guardano, perché io guardavo i cristiani, li guardavo la faccia, perché io le vedevo come una luce. Non capivo cosa era, però io sapevo che erano strani, e effettivamente siamo strani, gloria a Dio. E poi siamo al punto che il Signore comincia a chiamarmi con più forza. Ho cominciato ad avere visioni, anche in sogni, dove Lui mi chiamava, però io non le dicevo niente a nessuno, perché dicevo già io sono così, poi penseranno che io sono pazzo. Io ho continuato a vedere e Lui mi diceva: sono Gesù, cercami. Però voglio raccontare questa visione che ho avuto. Io ho avuto troppo sonno quel pomeriggio, non lo resistevo, era strano in me, perché io al pomeriggio non è che mi metto a dormire, infatti dormo poco. Sono andato a dormire, appena ho chiuso occhio subito ho visto che mi sono alzato e sono andato di fronte alla casa dove io stavo, e ho visto che è cominciato un terremoto. Sono rimasto un po', perché questo terremoto, ho cominciato a vedere le persone che urlavano, correvano da un posto all'altro, tutti i posti della luce si muovevano, era troppo forte la visione, il cielo è diventato come nero, si muovevano le nuvole, e io ho cominciato a guardare, e poi è acceso un tornado che è arrivato fino in terra, e poi un fulmine, però questo fulmine non si è tolto, è rimasto insieme a questo tornado. E poi c'è una tavola come questa, però era molto grande, di legno, quadrata così, e aveva una scritta, veniva dal cielo, scendeva, scendeva, mentre che le altre urlavano io stavo in santa pace, non capivo il perché della mia pace, perché le altre urlavano quasi a morte. E lì c'era una scritta che non ci sta qua nella terra, perché era strana, però Dio mi ha dato in quel momento il poter capire cosa c'era scritto lì. E diceva: sono Gesù Cristo, cercami. Gloria a Dio. Alleluia. E quando io vedo questo, apro gli occhi e rimango così colpito. Ho detto: io me ne devo andare di questa casa. Ho detto, perché io volevo scappare della sua presenza. Non mi piaceva, perché io volevo vivere quella vita. E io sentivo che quella vita era per me. Pensavo che era nato così, pensavo che doveva essere così per il resto della mia vita. Quella sera mi hanno voluto uccidere delle persone, grazie a Dio non mi hanno ucciso me, però hanno ucciso un mio caro amico, che io spero nel nome di Gesù che quel caro amico, anche se era in peccato, possa essere con Cristo, perché lo ha fatto per difendere me. Allora me ne sono andato, e quando sono arrivato a casa dei miei genitori, perché io stavo tutta in un'altra città, lì ho avuto un'altra esperienza con lo Spirito Santo. E già la cosa diventava più spesso. Io sapevo che era Dio trattando con me, ma io sempre scappavo. Poi ho detto: appena me ne vado io di Venezuela, questo finisce. Perché io ho detto: me ne vado in Europa, quando arrivo là, lui mi lascia tranquillo. Allora me ne sono venuto qua in Italia, gloria a Dio. E poi ha cominciato la mia vita più in profondo con il fatto della prostituzione, più alcol, più prostituzione, più droga, più tutto, perché il nemico ti acceca con il peccato, ti fa vedere delle cose meravigliose in terra e così ti mette cieco per le cose del Signore, perché tu ti fai guidare dell'uso, soldi, macchine, persone che ti innalzano a te. Allora l'uomo sempre vuole essere un po' innalzato, anche se dice di no, è così. E poi niente, ho cominciato a viaggiare per Germania, però io sempre sentivo un qualcosa di diverso. E gli altri amici miei transessuali mi dicevano: tu hai un qualcosa di diverso. Però sapevo che era con il fatto che io sentivo queste cose del Signore, però io sempre in silenzio, non le dicevo niente a loro. Dopodiché mi hanno chiamato per la città di Cassino, sto parlando di 10 anni fa, perché ce l'ho 13 anni in Europa e 10 anni diciamo in Italia per bene.
E mi hanno chiamato della città di Cassino perché dovevo andare lì a lavorare un po'. Sembrava che Dio mi aveva lasciato, fra virgolette, in pace. Però quando io non sentivo niente di lui, allora io pregavo a lui, anche se pregavo sbagliato, non sapevo pregare, però sempre prima di uscire io le chiedevo di aiutarmi, di proteggermi. Quando ero drogato dicevo: Signore, non farmi morire in questa condizione perché non me ne voglio andare all'inferno. Era una cosa come che se io sapevo, sapevo un di più che tanti altri magari non sapevano. Sapevo dell'assistenza di un Dio che poteva cambiare la tua vita. Ma quando tu stai in quella vita e pensi di essere una donna, non è che ti viene in mente un giorno stare come mi vedo adesso, dietro un pulpito parlandole a tante persone. Pensi che quello è la tua vita e cominci a cercare, perché senti un vuoto dentro. Io sentivo un grande vuoto dentro e pensavo di riempirlo con vestiti, borse, tacchi, soldi, uomini, tutto quello che il mondo ti offre. Ma succedeva che non sentivo niente, ancora ero vuoto, ancora senza il Signore. Ed è lì quando un giorno le ho detto: sono arrabbiato. Una sera sono uscito perché pure parlavo con una signora che era una strega e le ho detto a questa signora: senti, io non voglio che tu mi fai più niente. E mi dice lei: perché? Perché? Le ho detto: no, perché mi sono reso conto che l'unico che può fare ogni cosa è Cristo. Alleluia. Le ho detto: a me non mi piacciono già più queste cose, perché stavo vedendo troppe demoni con i miei occhi, la mia vita era stravolta, avevo soldi, tutto, però ero disperato, non stavo mai in santa pace. Allora sono uscito fuori dalla casa dove io stavo, che la casa proprio era indemoniata, e ho detto al Signore: senti, io non sto bene, se tu veramente ci sei, perché lo so che tu ci sei, però non ce la faccio più, aiutami tu, fammi essere almeno un trans normale. Se nella mia mente un trans normale, dove esiste un trans? No, perché noi in quella condizione facciamo di tutto e di più. Siamo persone che non posso dire che siamo cattivi, siamo persone semplicemente ferite, con pensieri sbagliati, ma che abbiamo un grande cuore. Perciò quelle persone che stanno là fuori, che sono transessuali, io li amo, le voglio dire che Gesù Cristo li ama. Alleluia. E che può guarire tutte le loro ferite. Poi amen. Dopo di questo è cominciato a cambiare un qualcosa. Allora mi sono sentito un po' bene, però è lì che cadono due malattie nella mia vita. Voglio dire che Cristo ha pagato in quella croce non solo per i tuoi peccati, ma anche per la tua salute, ossia le tue malattie, tutto. Lui ha pagato fino alla ultima goccia di sangue. E mani, tu sta a prenderti quello che già è tuo. Io mi sono ammalato di una malattia che non aveva due malattie che non avevano guarigione. Per l'uomo io non avevo speranza, esattamente, non avevo più speranza. Avevo una malattia nella prostata all'età di 36 anni e una nei miei reni. I medici in quell'ospedale da Cassino mi hanno dato la diagnosi e poi un dottore mi ha detto: senti, queste sono le tue medicine, ti devi comprare questo. Lui mi guardava con dispiacere, perché mi ha detto: così sei giovane, dispiace, però queste medicine ti faranno vivere un po' di più. Lui non mi ha detto: vivrai tutta la vita, mi ha detto: un po' di più. Ti fai un po' cura di te e vivrai un po' di più. Io sono uscito dispiaciuto. Approfitto per dire: quando un dottore ti dica, e lo dico convinto perché è così, quando un dottore ti dica: tu hai, no, faccio così perché non voglio segnare a nessuno, tu hai il cancro, no, nel nome di Gesù io non ho niente, perché è la tua parola che hai Cristo dentro di te, così che dichiara: no, Cristo ha pagato per me, io sono sano, sana nel nome di Gesù. Però in quel tempo io non ho fatto questo, ho detto ok, perché non ero cristiano, che ne sapevo io di queste cose.
Però se noi siamo cristiani dobbiamo sapere queste cose, come difenderci nel mondo spirituale. La nostra bocca è come una lametta, da due le parti ti può tagliare. Allora perché no tagliamo nelle cose spirituali lo cattivo e lo buono? Stiamo attenti a sempre dire le cose per bene. E in quel momento sono andato a casa, sono stato per 8 giorni con questo trattamento che lui mi ha dato. Però succede una cosa molto particolare, io la dico, mi è apparso proprio Satana, perché io stavo pregando il Signore, e un sabato, però io sempre pregavo il Signore e non dicevo niente, lì, in silenzio, però il sabato sera, già io sapevo dove era la chiesa, tutto, e ho detto a una mia amica prostituta, le ho detto che spero si converta nel nome di Gesù, le ho detto in quella casa che io avevo, le ho detto, senti, domani io vado a una chiesa cristiana evangelica, mi accompagni? Lei mi ha guardato di piedi alla testa, ha detto, tu? Le ho detto, sì, io. Mi accompagni? Va bene, però si è spaventato e mi ha lasciato solo nella stanza. E se n'è andato nella sua stanza a dormire, però io rimango nella mia stanza, accendo la TV, una TV grandissima che avevo, e mi siedo nel letto. Quando appena mi siedo nel letto vedo che una presenza viene e mi mette la mano così, però era una ombra grande che mi copriva tutta la faccia, mi mancava l'aria e sentivo che mi stava come portando via. Allora, come ho potuto, perché mi ha paralizzato, io ho detto Gesù. Ho detto semplicemente Gesù. Quando ho detto Gesù, toglie la mano e si materializza questa presenza maligna. Si è materializzato. Io ho visto come è entrato questo qua. Sapevo che non era un umano, però io volevo vederlo ancora di più, perché con la luce della TV grandissima si vedeva bene, però io ho acceso la luce e l'ho guardato. Mi sono reso conto che era lui, perché non ha dovuto dire sono queste, di vederlo tu sai che è lui. E allora mi sono spaventato a morte, e non sapevo cosa fare, e allora lui si mi avvicinava di più, e quando mi succede questa cosa, quando mi succede che si mi avvicina in questo modo, io prendo un caricatore e le facevo così, niente. Allora io vederlo così vicino, vederle gli occhi, io sentivo svenire, allora le ho detto io appartengo a Gesù. Quando le ho detto appartengo a Gesù, ha iniziato a saltare come un gatto per tutta la stanza. Allora mi sono messo a correre per quella casa perché era abbastanza grande, e adesso rido, però è stato terribile. E poi quello è stato un motivo in più per dire io vado in chiesa. All'altro giorno sono andato in chiesa, è stato tanti ostacoli ho avuto per poter andare in chiesa, e approfitto per dire, se ti presentano ostacoli, vai in chiesa, hai fatto bene a dare la tua testimonianza, fratello. Vai in chiesa, perché il nemico sempre farà in modo che tu non vai in chiesa, ed è lì dove il Signore ha comandato le benedizioni e le liberazioni. Allora sono andato nella chiesa come ho potuto. Amen. Lì sono andato, l'autista che mi ha portato era spaventato anche a morte, perché ha capito l'attacco che c'era nella macchina mentre noi eravamo andando. Lui me lascia lì, mi ha detto cerca chi ti riporti a casa perché io non ti riporto, prega per me. Se n'è andato, è stata la prima persona per la quale penso che ho pregato. Appena sono entrato stava il pastore, che adesso lui è con il Signore, il pastore Gianluca della chiesa Adi de Casino. Sono entrato tale quale come io ero, con i tacchi, con i capelli così esploso. Io sono entrato tale quale, quando ho aperto la porta così sembrava un film di horror. Il pastore che stava di fronte così, i fratelli, le sorelle, fratelli maschi uguali, e io al mezzo. Lui mi ha guardato, io l'ho guardato, ho fatto dove mi siedo? Perché mi ricordo che ho detto così, dove mi siedo? Perché ero talmente convinto che ero donna, però dentro di me sapevo di no. Ho detto ok, inganno la gente ma non inganno Dio, e mi sono seduto dalla parte dei maschi. Da quel momento ho sentito una voce che mi ha detto esci di qua, corre, scappa. E quando io ho fatto così come per alzarmi per scappare, perché ero spaventato, ho sentito un'altra voce che mi ha detto se tu esci di qua e metti un piede fuori di questo luogo tu morirai. Proprio lì non ce l'ho fatta più,
ho sentito un fuoco dei miei piedi fino alla mia testa, una fiamma altissima che mi bruciava. Ho cominciato a urlare, mi ho aperto qua, ho cominciato a urlare come mi veniva in mente, a me non mi importava niente perché era tremendo quello che stavo sentendo, e piangevo, piangevo tanto, 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 e sono caduto in ginocchio e le ho detto: Signore, aiutami a resistere questo fuoco perché non so cosa sia, ma aiutami. Ho pianto tanto che poi sì, se mi è passata la situazione, sono rimasto sconvolto. Quando ho visto le lacrime erano strane, le lacrime erano come gelatinose, quelle lacrime che sono cadute per terra erano come gelatina. Però poi non ho voluto, mi sono alzato, non mi ricordo né come sono arrivato a casa, perché nessuno si ricorda chi mi ha portato e chi non mi ha portato, io non me lo ricordo proprio. Mi sono trovato nella stanza di quella casa, poi non mi ricordo neanche come sono entrato, non me lo ricordo neanche. E si è aperto un portale nella parte dove io mi truccavo, si è aperto un portale come per un'altra dimensione, e questa volta veniva lui, un'altra volta era pieno di tenebre, di nuvole nere, e veniva lui, ma questa volta veniva vestito elegante, e mi ha detto: tu non dirmi quello che mi hai detto ieri sera, parliamone. Voleva come portarmi, parliamone. Io non ho niente da parlare con il demonio. Allora io ho capito subito, ho detto: fuori nel nome di Gesù. Immediatamente una forza lo ha spinto dentro questo portale, nuovamente più in là, e si è chiuso. Proprio lì ho detto: la cosa è forte, mi sono messo a piangere. Ho detto: vuol dire che mi devo aggrappare a Cristo in una maniera unica. E lì ho cominciato di più a cercare, sono andato in chiesa. Dopo dieci mesi sono stato in quella chiesa, e poi mi sono cambiato in un'altra chiesa, dove però già io conoscevo al pastore Giuseppe, la sorella Ines, perché dove io andavo a ballare loro a volte venivano per vedere una sorella, la benedivano, poi se ne andavano, io da lontano li vedevo. Questi sono strani, dicevo io. E poi però ancora ero un transessuale. Però questa volta era lo che io avevo detto al Signore, era un transessuale normale secondo me. Già non avevo 10 uomini, avevo 2. Già tutto era più ridotto, io pensavo che quello era perfetto, era la vita perfetta per me. Però ho cominciato un cambiamento, una trasformazione, e spero non tardarmi tanto. Ho cominciato un cambiamento sia mentale che fisico. Un processo il quale si può dire adesso che in quel momento io lo soffrivo, perché non capivo cosa stava accadendo. Ho cominciato a, quando sentivo le uomini molto vicino, ho cominciato a sentire un odore che non avevo mai percepito in vita mia. Era un odore forte, acido, putrido, se può dire così, putrido, sì, una cosa tremenda. Io dicevo: mamma mia, come puzza queste, e mi veniva da vomitare. Però io pensavo che erano loro che puzzavano così, non sapevo. Però dopo il Signore per rivelazione mi ha fatto capire che quello era l'odore del peccato. La mia faccia, o sea, per dopo, se andate sul mio profilo vedete le foto del prima e già il dopo sono queste. Però il prima avevo la faccia più fina, pesavo 57 kg, stavo tutto... Ed è cominciato un cambiamento fisico che proprio mi ha colpito, perché in la chiesa dove io sono andato pregavano molto per me, io cadevo in unzione, io dicevo: ma che sta succedendo qua? Però mi piaceva la situazione. Ma poi la faccia mi è cominciata a crescere, la faccia qua mi è cominciata a crescere, e allora io mi sentivo brutto, cominciavo a urlare. Cioè il processo è stato un po' forte, perché era come tutto lo che io avevo dentro con quello che mi stava cadendo di nuovo. Io pensavo era che stava diventando brutto, poi mi sono cominciato a uscire pelo, perché io non avevo pelo più. Posso dire questa cosa piccolissima: io mi avevo eliminato la barba con il laser, poi è uscita nuovamente. Allora io me la toglievo così, per uscire alla festa me la rasavo e uscivo subito alla festa. Mezz'ora dopo era pieno di pelo un'altra volta, io non capivo, la gente mi guardava strano. Allora le gambe pure erano piene di peli, allora io mi mettevo a parlare con Dio: è colpa tua questi peli. Ed è cominciato la trasformazione così. Mi dimenticavo quando mi truccavo, dimenticavo, facevo così, tutto questo nero, è stato tremendo. Non potrei spiegare con
con poche parole quello che è successo, ma poi arriva il giorno dove la chiesa dovevano inaugurare il nuovo locale, stava lui, stava la sorella Ines, e io sono entrato perché volevo entrare in tacchi, però i piedi mi hanno fatto un male tremendo, perché io dicevo, questa è la festa di Dio, posso andare anche in tacchi, però i piedi mi hanno fatto un male tremendo nell'entrata, sono tornato indietro in macchina, mi sono tolto quelle scarpe, mi sono messo scarpe più basse, sportivo, e sono entrato. Quando sono entrato ho sentito una voce del maligno che mi ha detto, tu non sei né come loro, né come loro, che fai qua? Sì, mi sono sentito effettivamente, non ero come nessuno. Ho detto, è vero, me ne vado. Perché io lo guardavo molto a lui, come lui si vestiva, mi piaceva il suo modo di vestire, no? Allora, il nemico ti studia, ha detto, tu non sei come lui, ma neanche come lei. Se non sei né donna né maschio, che fai qua? Vattene. Allora io ho detto, me ne vado. E quando ho detto, me ne vado, della parte davanti loro hanno detto, venite tutti avanti, quello che avete bisogno di preghiera. Le mie gambe camminavano da sole, perché io non volevo neanche andare, però le mie gambe da sole camminavano. E sono arrivato di fronte al palco, ho detto, eccomi qua, che pregano per me, che me ne voglio andare di qua subito. Hanno cominciato loro a pregare per tutti quanti, però per me non pregava nessuno. Ho detto, mio Dio, io me ne voglio andare, come faccio? Però poi è arrivato un fratello che voglio tanto bene, voglio approfittare che si vede questo video, fratello, Dio ti benedica, che tu sai chi sei. È arrivato un fratello piccolo, però così, io dico piccolo perché era più piccolo di me, o non so, così, e mi dice, posso pregare per te? Io l'ho detto, sì, sì. Allora che appena ha detto, Signore, nel nome di Gesù, io ho sentito come che si mi hanno preso della mano e mi hanno fatto così. E quando mi sono visto così nel pavimento e tutto mi girava e io urlavo, però non ero io che urlavo. Io sentivo che io urlavo, ma non ero io. E il mio corpo, non sto mentendo, e loro mi sono testimoni, il mio corpo si alzava un po' per aria e cadeva. Si alzava un po' per aria e cadeva. Era una cosa come di film. E io urlavo estrazientemente, perché io sentivo che stavo morendo. Ma non ero io che stavo morendo, stavano morendo loro. In quel momento io ero disperato, perché mi giravo per vedere loro, perché erano altri fratelli che stavano pregando per me, ho visto come combattevano in preghiera. Ho detto, io qua, già, è arrivato la mia fine. E dicevo, Signore, aiutami, perché il mio corpo urlava da solo. Allora io spaventato, che sentivo che urlavo, e non ero io, urlavo anche io. O sea, lì urlavano tutti quanti, demoni e pure io. Allora succede che arriva il momento dove ho sentito la voce del Signore. Ho sentito la voce audibile del Signore che mi ha detto, ha cominciato a dirmi, però io condivido con voi questo momento bellissimo della mia vita. Ho sentito quando mi ha preso, perché io l'ho buttato per terra, ho sentito delle braccia che mi hanno preso, mi hanno abbracciato, e diceva, io sto qui, io non ti abbandonerò mai, io non ti lascerò in questo... Dio mio, perdonatemi. Ha detto, io non ti lascerò buttato in questo pozzo, io sto qua con te. Ma la sua voce piangeva perché mi amava, e lui ci ama tanto. E proprio lì ho sentito il vero amore, perché io non avevo sentito che cosa era il vero amore. La sua voce me la sono goduta in un modo unico. In quel momento tutto è sparito, la paura è sparito ogni cosa, e poi non ho sentito più la voce, però sentivo la sua presenza, e posso dire che quel momento è andata così. Poi non capivo niente, però ero felice perché avevo sentito la voce di uno che mai avevo sentito, che era il nostro padre. E poi in quel momento non sapevo cosa fare, perché volevo ancora sentire la sua presenza, volevo ancora sentire il suo amore.
non l'ho sentito più, però mi hanno aiutato a alzarmi in piedi i miei fratelli, e allora grazie. Mi hanno preso i miei fratelli e mi hanno alzato, mi hanno seduto, mi sono seduto, però io non aprivo gli occhi. È arrivato un punto, mi sentivo diverso, mi sentivo totalmente diverso, avevo ancora i capelli lunghi, tutto, però quando ho aperto i miei occhi, che ho fatto così, mi sono visto, per me è stato orribile. Ho cominciato a urlare nuovamente e urlavo: che mi hanno fatto? Ma non la chiesa. Io dicevo altro: che mi hanno fatto? Perché mi vedevo vestito di donna e io non ero così. Perché finalmente i miei occhi si erano aperti. Finalmente il Signore mi aveva tolto quel squame dei miei occhi e sono riuscito a vedere come il diavolo aveva giocato con me, con la mia vita, mi aveva fatto fare una cosa che io non ero. Allora mi hanno detto: tranquillo, che adesso quando vai a casa ti togli tutto quello che hai addosso. Mi sentivo con il rispetto per altre persone che ancora vivono quella condizione, però parlo di me e della mia esperienza. Mi sono sentito un pagliaccio. Allora, da quel momento sapevo che una grande cosa era successa in me. Sono andato a casa, mi sono tolto tutti i vestiti, Giulia ho regalato tutto. Ho regalato tutto perché le persone, le mie amiche sapevano che io avevo tante cose buone. Allora quando io ho detto: qualcosa sta accadendo nella mia vita, penso che dovrò prendere una decisione, le mie amiche mi hanno detto: allora ci prendiamo le borse Gucci, questo qua, quella. sì, si hanno portato tutto. Ho pregato su quelle cose prima di regalarle, altre le ho buttate, ma sono rimasto senza queste cose che avevo. Dico la verità, non ho sentito nessun dolore in regalare quello che ho dato, siano scarpe, capotti e tutte quelle cose che ho regalato, perché ero libero. E poi ho deciso, ho detto: già non sopportavo né il trucco né niente, però ci stavano ancora i capelli. E ho detto: sarà che posso stare con i capelli lunghi? Perché in tanti anni, io sono stato per 25 anni un transessuale, no? Allora immagina tu, sei come abituato, però già ero cambiato, già il corpo non era più femminile, la faccia neanche. Tutto era cambiato, però avevo ancora i capelli lunghi. Io ho detto: mi lascio i capelli così. Ho pensato così: mi lascio i capelli così, senza sapere che Dio non mi voleva così. Poi subito ho sentito, mi sono fatto i miei capelli e ho sentito che delle serpenti mi camminavano in faccia e nella spalla. Ho cominciato a urlare nuovamente, perché la mia vita, quando nel mio processo, è stato solo urli. Già non urlo più, grazie a Dio. Ho cominciato a urlare e schiaffeggiarmi, perché sentivo delle serpenti in faccia e delle serpenti nella spalla. E sentivo che i capelli facevano così. È una cosa di pazzi, ma è la verità, fratelli, ve lo devo dire. E i miei capelli, io sentivo che si muovevano così. Allora io mi davo così, perché dovevo ammazzare quegli animali che si muovevano nella mia testa. Non ce l'ho fatta più. E un giorno ho chiamato una mia amica e le ho detto: senti, io mi devo tagliare questi capelli, non ce la faccio più, si muovono. E lei mi ha guardato e mi ha detto: oh Dio mio, che cosa ce l'hai tu? Mi ha detto, lei un po' spaventata perché mi amava, le ha detto: fino qua ci siamo, però se tu, che vuoi fare? Io me le devo tagliare. Ha detto ok, ha detto così lei, perché lei si mi diceva sì, io le dicevo no. Allora lei, conoscendomi, ha detto ok. Abbiamo chiamato al pastore Gianni, perché pure ho sentito nel mio cuore che dovevo dirle a un figlio di Dio di tagliare quei capelli, perché se lo tagliava una persona normale, la persona normale moriva. Quegli spiriti che stavano dentro di me, quelli principati, perché era un principato, perché l'ho visto con i miei occhi, se qualcuno veniva a tagliarmi i capelli e non era protetto, figlio di Dio, lo uccidevano.
Allora Dio ha messo nel mio cuore che doveva essere questo pastore, pastore Gianni, che all'epoca era il vice pastore. L'ho chiamato tardissimo, era a mezzanotte, una. Lui tutto stanco è andato a casa, abbiamo fatto una preghiera, ha cominciato lui a tagliare i capelli. Mentre cadevano i capelli io pregavo e io sentivo come cadevano non capelli, sino serpenti. E dopodiché quei capelli me lo hanno chiesto per fare una parrucca, però poi ho detto no, 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 perché erano maledetti. E quando sono andato a bruciarli non si bruciavano, i capelli per quelli che lo sanno si bruciano subito. Quelli là no, e puzzavano da morire e non si bruciavano. Se prendeva il fuoco e si spegneva. Ho dovuto pregare perché quello si poteva bruciare e neanche si sono bruciati bene, è rimasto come una specie di plastica. Così sono rimasti i capelli. Erano maledetti. Poi veniva il passo seguente e qua finisco perché sennò non faccio predicare al mio fratello, il pastore. Io dicevo, mo devo guardarmi al specchio, no? Però ero felice, mi sentivo gioioso, libero, e sono andato a vedermi nello specchio, però non mi guardavo, stavo così, mi sono lavato, non mi guardavo, che nello specchio stava nel bagno. Finalmente quando sono andato a vedere ho cominciato a, così piano piano, quando mi sono visto ho visto come un bambino sorridente, pieno di luce. E da questo momento ho deciso di battezzarmi, da quel momento sto conoscendo Damar. E vi lo presento, eccomi qua, nuova creatura in Cristo. E come lo stavo dicendo, da quel momento in poi mi sto conoscendo, sto seguendo sempre la parola del Signore, facendomi aiutare dello Spirito Santo, che è chi ti guida con amore, con potenza. Quando mi sento male non ho paura a avvicinarmi ai miei fratelli, quelli che ho più vicini, in questo caso al pastore Antonelli, alla sorella Ines, alla loro famiglia, che pregano per me, perché tutti i figli di Dio abbiamo momenti di debolezza, per come l'ha detto la sorella Ines, nei momenti di debolezza il Signore è con noi e stanno tanti fratelli che pregano per noi. Voglio solamente benedire la vostra vita nel nome di Gesù, dire a tante persone che stanno là fuori, transessuali, lesbiche, anche quelli che sono ladri, mafiosi, il peccato è sempre lo stesso, non è che Dio misura il peccato. Voglio dirti che Cristo ti ama, che Cristo è reale e che Lui può cambiare la tua vita. Per te è un impossibile, ma per Lui no. Lui è un Dio buono, ti ama e può cambiare la tua vita all'improvviso. Adesso Damar, un ex transessuale, adesso un uomo di Dio con una vita rinnovata, trasformata e aspettando essere sposato per avere tanti figli, nel nome di Gesù. Amen. Grazie a Gesù. Questi sono miracoli di Dio, eh? E vi ho detto, noi li abbiamo vissuti da vicino perché abbiamo visto tutta questa trasformazione che Dio ha fatto nella sua vita. Grazie a Dio, grazie a Dio. Dio è buono, amen. Infatti voglio leggervi solo un passo, sarò molto breve perché mi voglio riallacciare proprio a ciò che ha detto il fratello Damar. Nel Salmo 31 verso 12 dice questo, è una sola frase e ve lo voglio leggere: sono dimenticato completamente come un morto, sono simile a un vaso rotto. Amen, amen. Sapete, noi siamo stati tutti dei vasi rotti. Damar era un vaso rotto da gettare. Sapete, un vaso quando si rompe cosa facciamo? Non è che ci perdiamo tempo, vero? Lo prendiamo e lo buttiamo. Ma sapete, mi affascinava, ve lo dico in brevemente, quella c'è un'arte giapponese, non so se l'avete mai visto, che si chiama Kintsugi, che è l'arte di riattaccare i vasi e dipingerli con oro.
l'oro. L'oro, dove ci sono le fratture, si dipinge con l'oro. Quei vasi diventano più preziosi di prima quando erano interi. Alleluia. E io mi sono immaginato che noi per Dio siamo come quei vasi lì. Siamo dei vasi pieni di frammenti, pieni di polvere anche, fatti a pezzi dalla vita, da ciò che abbiamo passato, da ciò che abbiamo vissuto. Chi è che esperienze terribili, ma ognuno conosce la propria vita, la propria esistenza e sa quanti frammenti della nostra vita ci sono stati. Ma Dio è così perfetto, così preciso, che prende ogni piccolo frammento, non ne fa perdere nemmeno uno. E con pazienza ci rimette a posto. Io ho detto ormai, nella mia vita, ho detto io sono diventato tutto d'oro ormai. C'è talmente i frammenti che ho causato da me stesso, dagli altri, no? Che ormai sono tutto completamente dipinto d'oro. Con gli anni che passano diventiamo tutti d'oro, perché a forza di frammenti e dipingere d'oro non c'è rimasto più nulla. Siamo diventati completamente d'oro. Gloria a Dio. E per Dio siamo preziosi, per il mondo siamo vasi da buttare, per il mondo siamo tutti dei vasi che non serviamo a nulla, siamo solo cocci rotti, cocci frantumati. Ma sapete, Dio può aggiustare ogni frattura. Dio è capace di aggiustare tutto ciò che ha procurato quella frattura. Sapete, molte volte le fratture di cui noi abbiamo sono proprio quelle che abbiamo subito, no? Abbiamo subito dei torti, delle delusioni, dei tradimenti, e chi più, ognuno sa la propria vita, vero? E molte volte, e il problema è proprio quello, che rimangono delle fratture che ci portiamo dietro per anni e anni e anni, che sembra che le abbiamo aggiustate, poi andiamo a versare qualcosa dentro e vediamo che perde da ogni lato, vero? Perché questo succede? Ve lo dico chiaro: perché non abbiamo permesso a Dio di aggiustare come Lui vuole, di passare l'oro, di passare quel balsamo che cura ogni ferita. Se noi non permettiamo a Dio, Dio non può usarsi di noi, perché siamo dei vasi rotti e continuiamo a restare non dei vasi aggiustati, ma dei vasi rotti. E un vaso rotto, se tu ci metti qualsiasi cosa, perde, si disperde. Se siamo un vaso rotto, Dio versa il suo olio, versa la sua unzione, versa la sua benedizione, ma non resta, si disperde. E invece Dio vuole che noi siamo dei vasi nobili, ma integri. Dobbiamo permettere a Dio come Lui vuole di aggiustare la nostra frattura, non come vogliamo noi. Dobbiamo permettere a Lui che Lui ci plasmi, ci aggiusti, che quella ferita che ci portiamo dietro da troppi anni, la dobbiamo far curare. Non lo possiamo fare noi. Noi possiamo permettere a Dio, perché se noi non lo permettiamo a Dio, Lui non lo può fare. Capite? Se non permettiamo a Dio di aggiustare quella frattura, io, come ho detto, sapete, nel momento in cui Dio agisce nella nostra vita e cura e aggiusta quella frattura, sapete, è come, ho fatto l'esempio, è come una cicatrice, no? Se noi abbiamo avuto una ferita, quando non è curata, quella ferita fa male continuamente, si infetta, esce sangue, non viene curata. Ma se permettiamo al medico, dobbiamo permettercelo al medico, di prendere quella ferita, aprirla, pulirla, ricucirla, vero o no? Fa male. Questo processo è molto doloroso, però sappiamo che dopo questo processo quella ferita comincerà a guarirsi. E cosa succede? Che rimarrà sempre una cicatrice, vero? Ho detto io un po' sensibile,
no? Se ci tocchiamo sopra, rimane sensibile quella ferita. Perché? Perché non possiamo dimenticare. Non ci è permesso, pastore. Noi non siamo in grado di dimenticare. Non abbiamo autorità sulla nostra memoria. Molte volte facciamo l'errore di dire: io ho perdonato, ma non posso dimenticare. Ma non puoi dimenticare. Non è possibile. Non è possibile cancellare una parte della nostra vita. Non lo dimenticheremo mai. Noi sappiamo quella ferita perché l'abbiamo, quella cicatrice perché l'abbiamo e come ce la siamo fatta. Ci passiamo la mano sopra. Ma sapete una cosa? È un po' sensibile, ma non fa male più. Non ci dà più dolore. Ci ricordiamo, ma quel ricordo che era doloroso non ci fa più male. Quel ricordo che era terribile, devastante per la nostra vita, nel momento in cui Dio ha passato il suo oro, non ci dà più fastidio. Diciamo: io ho perdonato. Passo avanti. Sapete, non possiamo stare tutta una vita a logorarci la vita e l'anima, la mente, il cuore. Non possiamo passare una vita intera a rimurginare sempre sulla stessa cosa. Dobbiamo andare avanti. Lasciamoci le cose dietro alle spalle, qualunque esse siano. Io ho fatto questa domanda: ma secondo voi, sapete che se noi rimaniamo in questa condizione di non perdono, attenzione, noi rischiamo di perdere il cielo? Allora, ma vale la pena perdere il cielo per qualcuno che neanche si ricorda di noi? Faccio un esempio. Ma vale la pena di stare lì ad avere una vita infelice per qualcuno che ci ha fatto del male e vive la sua vita tranquillamente? Ma vale la pena? Ma vale la pena stare lì a soffrire continuamente per qualcuno o per qualcosa? Pastore, ma ci rendiamo conto? Ma pensiamo al Signore, pensiamo all'amore di Dio. Ecco, come ha detto Damar, noi abbiamo bisogno dell'amore di Dio prima di ogni cosa. Abbiamo bisogno di quel tipo di amore, non dell'amore degli altri, della gente. Certo, ci fa piacere quando ci amano, ma, no, ma fatevene una ragione: non possiamo piacere a tutti. Non è possibile, non possiamo piacere a tutti, non possiamo essere simpatici a tutti. Io sarò antipatico a chissà quanta gente, non lo so, sicuramente, ma ci sono anche persone che mi dicono che gli sono simpatico, gloria a Dio. Ma alla fine, sapete che vi dico? Ciò che mi interessa, se piaccio a Dio, quello mi interessa più di ogni altra cosa, ve lo dico sinceramente. Quello che mi interessa è se Dio si compiace di me. Certo, ha poco da compiacersi di me, eh? Io lo dico chiaro. Sono pieno di difetti, ho mille difetti, ma ha poco da compiacersi, però mi ama. Mi ama, si serve di me per qualche strano motivo, ma si serve di me. Le persone mi dicono: Ale, mi hai detto quella cosa, gloria a Dio, mi sono sentito riempito. Allora dico: allora viene da Dio, non viene da me, perché non posso riempire qualcuno, non posso fare qualcosa per qualcuno, io personalmente non posso fare nulla. Allora mi rendo conto che Dio dimora nella mia vita, che Dio mi conduce secondo i suoi proponimenti, secondo ciò che Lui vuole da me. Ma per essere dei vasi riempiti di Dio e poi dare agli altri, fai di me un vaso nuovo. Non so se ve lo ricordate questo cantico: fai di me un vaso nuovo dove gli altri possano bere acqua della vita. Vi ricordate questo cantico? Quando lo cantiamo, Dio vuole fare di noi un vaso nuovo, ma glielo dobbiamo permettere, affinché in questo vaso che siamo noi gli altri possano bere. Ma se noi siamo dei vasi secchi, cosa gli possiamo dare agli altri? Se siamo dei vasi che perdono da ogni cosa, perché abbiamo ancora, stiamo lì a pensare che quella persona mi ha tradito, mi ha fatto del male e questo e quell'altro, cosa gli diamo all'altro? L'amarezza, il risentimento, il piangere tutte le notti sul cuscino così, col fazzolettino? Ma che cosa serve? Io ho detto: abbiamo tutti dei momenti
momenti. Attenzione, momenti. Momenti, vuol dire momento, cosa vuol dire? Vuol dire un piccolo. Un attimo, basta, poi andiamo oltre. Basta, basta. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo rialzarci e continuare a camminare. Fratelli, voglio dire una cosa, il tempo si sta sempre più accorciando, io ve lo dico sinceramente, poi così ve lo ricorderete quando accade. Dio sta per tornare, Gesù sta per ritornare. Io lo sento sempre di più dentro di me, ve lo voglio dire chiaramente questa cosa. Sapete, il tempo è sempre più maturo, no? E quindi ho detto non vale la pena. Sapete, vi voglio dire questa cosa, Gesù diceva a qualcuno che quando deve iniziare una guerra, prima che inizi una guerra, no? Tutti i capi di Stato richiamano i propri ambasciatori dalle ambasciate, no? Prima che inizi una guerra. Sapete che qua sulla terra sta per iniziare una guerra terribile, la più terribile di tutte le guerre, che è chiamata la grande tribolazione. E prima che accadrà questa guerra, Dio chiamerà i suoi ambasciatori. Sapete chi sono questi ambasciatori? Siamo noi. Siamo noi. E Dio, prima che inizierà questa guerra terribile, richiamerà i suoi ambasciatori. Prima che inizi, non quando è iniziata, prima che inizi. Quindi il tempo è sempre più, sapete, da un momento all'altro, non sappiamo quanto tempo è rimasto ancora. Però perciò dico, andiamo avanti, non ci fermiamo nelle cose vecchie, ma guardiamo alle cose nuove. Io sto per fare una cosa nuova, ha detto il Signore. Sto facendo cose nuove, non le riconoscerete voi? Ha fatto questa domanda. Sto per fare cose nuove, pastore. E Dio sta per fare cose nuove per noi. Non rimaniamo legati al passato, non rimaniamo legati alle nostre vecchie tragedie. Tutti abbiamo passato tragedie, ma ricordatevi che anche noi abbiamo fatto dei torti, non ce lo scordiamo. Amen. Quindi lasciamo perdere tutte queste cose, pensiamo ad andare avanti, pensiamo che il Signore sta per tornare e dobbiamo essere pronti. Eravamo dei vasi rotti, pronti ad essere gettati nell'immondizia. Io parlo per me, nessuno si offenda, io parlo per me stesso, io alzo la mano per me. Io ero un vaso rotto da essere gettato. E Dio ha detto no, tu mi devi servire ancora. Servi a me, al mondo no, ma a me sì. E allora ha preso quei cocci e li ha riassemblati e mi ha rivestito d'oro. E ha fatto di me un re e un sacerdote, come siete voi. Re e sacerdoti, gloria al nome del Signore. Il Signore ci ha dato delle corone, perché siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Cosa vogliamo fare? Vogliamo stare ancora lì tristi e abbattuti e per dare soddisfazione al diavolo? Che il diavolo così ci vuole vedere, tristi, abbattuti, disperati, sconfitti, atterrati. Questo vuole. E gli vogliamo dare soddisfazione? No, 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 no. Io loderò e innalzerò il mio Signore fino al mio ultimo alito di vita. Dovessi anche stare con la vita che sta terminando, fino all'ultimo mia voce loderò il Signore e innalzerò il suo nome. Fino all'ultimo respiro, pastore. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Grazie a Dio, va bene, non voglio andare oltre. Sapete, voglio darvi solo questa notizia, e non so se avete sentito, proprio per farvi capire il tempo che stiamo vivendo, non so se avete sentito dove nel Kazakistan uno dei più grandi massoni illuminati, pieno di soldi, ha creato una città intera, una città massone piena di simboli massonici, che si chiama Astana, che se andate a vedere è l'anagramma di Satana, non so se ci avete fatto caso. E la parola in russo, che io non so pronunciare, la traduzione in russo è lo stesso, l'anagramma di Satana in russo.
quindi è proprio voluta la cosa. E lì si sta preparando un convegno mondiale di tutte le religioni del mondo per formare un'unica grande religione, per adorare colui che i massoni, i satanisti sarebbero, chiamano l'uno Dio, che è l'Anticristo. Lo stanno aspettando che si manifesti, ma vedete che i rabbini hanno detto che è già in mezzo a noi il Meshach, perché loro stanno aspettando il Meshach, il loro Messia, e hanno detto che è già in mezzo a noi, si deve solo manifestare. Ma sapete qual è il suo problema? Che non si può manifestare finché la Chiesa di Dio sta qui. Quando la Chiesa di Dio verrà presa, allora lui si manifesterà per quello che è e verrà acclamato e proclamato Dio, capite? Ma a noi non ci interessa, perché non ci saremo, noi ce ne vogliamo andare con Gesù. Amen. Ha detto un pastore, un caro pastore di ebreo, che c'ha una chiesa a Gerusalemme, che si è convertito a Cristo, ha fatto un conteggio molto rapido, ha detto: la Bibbia ci dice che nel momento in cui sarà restaurato Israele non passerà quella generazione. Dice: una generazione si calcola 70-80 anni. Da quando è stato restaurato Israele sono passati 73 anni. 73. Quindi facciamoci un breve calcolo: quanti anni sono rimasti al ritorno di Gesù? Pochi o nulla? Non lo sappiamo, ma sicuramente pochissimi. Amen, amen. Vogliamo pregare un attimo? Ci vogliamo alzare in piedi? Ci vogliamo alzare? Signore, noi vogliamo supplicarti in questa mattina che tu fai di noi dei vasi nuovi, Signore, pronti a essere usati per il tuo nome, per la tua gloria. Signore, usaci come vuoi, oh Padre, perché vogliamo fare la tua volontà e vogliamo, Signore, essere tuoi preziosi servitori, tuoi preziosi strumenti. Benedici ognuno di questi tuoi figli, Signore. Benedici il tuo servo in questa chiesa. Benedici ognuno delle nostre famiglie, i nostri cari, coloro che non sono qui, coloro che ci hanno ascoltato, Signore. In questo momento compungi i loro cuori affinché permettano a Dio di versare il suo balsamo e di fare un'opera meravigliosa, Signore, affinché, oh Signore, noi siamo dei vasi ad onore, oh Padre, pronti per essere usati, Signore, come tu ci vuoi. Noi ti ringraziamo, Padre, affidandoci a te, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Facciamo un forte applauso al nome del Signore. Alleluia, alleluia. Amen, amen, amen. Pastore Giuseppe. Abbiamo ricevuto tanto, E allora il consiglio che vi do è quello vecchio che ci davano quando, tanti anni fa: questo cibo che abbiamo ricevuto manteniamolo nel nostro cuore. Amen. Non lasciamo che il nemico venga a rubarcelo quando usciamo dalla porta. Non posso dire altro se non ringraziare il Signore di quello che abbiamo ascoltato. Meraviglioso. Ora raccogliamo l'offerta e la sorella Ines, vorrei che ricanti, perdonami, sì. Mi rialzerai, è dolcissimo, concludiamo con questo cantico, mentre chi c'è, Fabio Natalino, qualcuno, per raccogliere l'offerta, sì. Prego, gloria a Dio. Ringraziamo i cari che sono stati con noi. Il Signore vi ricompensi. Vengono da lontano, hanno fatto parecchi chilometri, ma grazie. Siamo...
siamo contenti di siamo stati insieme. Prego, sorella Ines. Gloria a Gesù. Gloria a Dio. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, alleluia, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Volerò, mi rialzerai e in alto volerò. Alleluia. Grazie a tutti. Alleluia. Gloria a Gesù. Io credo che il Signore sta facendo qualcosa in qualcuno stamattina. Abbiamo avuto un culto lungo per noi, ma non ci siamo stancati. Una grande emozione sento nel mio cuore. Claudia, il Signore ti sta toccando stamattina. Alleluia. Glorioso. Grazie. Re di gloria, re di gloria. Potente Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore. Signore, grazie stamattina per quello che hai fatto. Amen. Grazie, Signore. E siamo certi che, come nella testimonianza del fratello, continuerai l'opera che hai cominciato in qualcuno stamane. Amen. Ti ringraziamo per questi cari che hai portato in mezzo a noi. Grazie, per questa mattinata lunga. Noi non siamo abituati a questo orario, eppure
La tua gloria si sente forte ancora adesso. Gloria a Dio. Signore, stai con noi, accompagnaci a casa nostra anche oggi pomeriggio. Vogliamo sentire la dolce tua presenza. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Signore, ci benedica. Io sono molto emozionato, ma vi ci salutiamo nell'amore di Cristo, è vero? Amen. Pace a tutti, pace, grazie a tutti, fratello. Pace. Pastore Giuseppe Antonelli, caro fratello qui, sorella Ines, con tua figlia stamattina è tornata ancora, è stata una grande gioia. Grazie, Signore. Benedizione. Riscrivimi, come l'altro giorno, fratello. Mi ha scritto: posso venire? No, puoi, devi venire. Pace a tutti, a quanti ci hanno seguito. Pace, 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 pace. Shalom a tutti, pace, pace.